Allora, lezione dedicata nel lungo viaggio affascinante dell'illuminismo. Facciamo una piccola intro. Che cos'è l'illuminismo? L'illuminismo è un qualcosa, ragazzi, che ha cambiato le nostre vite. In meglio. È una corrente di pensiero che si è sviluppata, ovviamente, nel Settecento. Qual è la caratteristica principale dell'illuminismo? Una fiducia incondizionata nella ragione. Ragione che deve essere utilizzata per mettere in discussione tutte le conoscenze, le tradizioni, no? Dell'ancien régime e promuovendo un sapere basato sulla scienza. Qual è l'emblema, quale sarà l'emblema dell'illuminismo? Sarà l'enciclopedia. L'enciclopedia sviluppata, creata in Francia. Poi vediamo tutti i dettagli. Con l'illuminismo cambia anche il ruolo dell'intellettuale. L'intellettuale sarà colui che guiderà la rivoluzione illuminista, sarà colui che è impegnato in società, nella società. E i sovrani, che si definiranno illuminati, si circonderanno di tutta una serie di filosofi, intellettuali, scienziati, illuministi. Per esempio, in Italia abbiamo avuto il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, che nel 1786 introdusse un nuovo codice penale basato sull'opera di Beccaria dei delitti e delle pene. E qual era la novità? Aveva abolito la pena di morte e la tortura, che per l'epoca era una novità sensazionale. Detto questo, fatta questa premessa, iniziamo. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, nel Settecento il mondo sostanzialmente era dominato dagli europei, sia in ambito commerciale e sia in ambito coloniale. Difatti l'Europa, le nazioni europee, avevano il predominio assoluto nel mondo. I commercianti, i borghesi europei erano i protagonisti assoluti sulla scena commerciale. In Europa l'impostazione era sempre dell'ancien régime, no? Ma abbiamo visto nelle prime lezioni come l'ancien régime in qualche modo aveva preso la via della modernità in campo agricolo, in campo della proprietà privata, in campo della manifattura a domicilio. E si era arrivati a una crescita costante dei commerci. Chi erano gli elementi principali che comandavano, no? All'interno dell'ancien régime? Erano il clero e la nobiltà, che difatti volevano conservare lo status quo dei privilegi acquisiti nei secoli precedenti. Qual era l'elemento invece in netta ascesa e che tra l'altro era il motore di questa ricchezza commerciale che girava nel mondo, no? Era la borghesia. Quindi la borghesia rivendicava un ruolo maggiore, un peso specifico politico maggiore, perché diceva: siamo noi che facciamo girare l'economia nel mondo. Già a partire dal 600 c'erano state delle scosse. Con l'avvento del metodo scientifico, con l'avvento della rivoluzione scientifica, tanti saperi erano stati messi in discussione. Pensate a Galileo, no? Quindi erano nati degli approcci nuovi. Perché l'obiettivo principale del metodo scientifico qual era? Indagare la natura e scoprire le leggi della
che la regolano. E questa cosa avviene in ambito tecnologico, in ambito chimico, in ambito fisico, in ambito astronomico. Quindi già dal 600 in poi comincia a farsi strada all'interno delle schiere di filosofi, intellettuali, matematici, fisici, che ci dovesse essere una fiducia illimitata nella ragione come strumento del progresso umano nella sua totalità. Qual era la situazione in Francia? Se vi ricordate, erano stati gli stessi francesi, no? A coniare l'ancien régime come nomenclatura. Ma i nobili, gli aristocratici, erano coloro che erano appassionati sì di musica, sì di teatro, vivevano la loro dimensione di mondanità, ma si stavano appassionando alle informazioni che arrivavano dai nuovi mondi e si stavano appassionando alla cultura, alle informazioni che giravano all'interno della sfera illuminista. Perché? Primo motivo, intanto erano insofferenti nel monarca assoluto, il potere assoluto. Vivevano la loro condizione di sottomissione al re in maniera negativa. Quindi le idee illuministe in qualche modo potevano emanciparli. E due, erano insofferenti alla moralità imposta dalla Chiesa. Quindi, nei salotti culturali di Parigi, in Inghilterra, in Italia, in Francia, in Germania, comincia a diffondersi l'abitudine di leggere le opere degli intellettuali illuministi. Cioè ci si sedeva, ci si riuniva e c'era questa diffusione del pensiero illuminista attraverso la lettura di queste opere. Questi centri culturali saranno affiancati successivamente dai caffè, dalle società scientifiche, dai caffè letterari e ovviamente un obiettivo degli illuministi era quello di far pervenire la cultura, l'istruzione ai ceti meno abbienti, perché per loro l'istruzione sarebbe diventata lo strumento di emancipazione. Il cittadino doveva avere un ruolo di primo ordine nella gestione della società. Quindi organizzavano questa sorta di diffusione della cultura nei ceti meno abbienti proprio distribuendo libri gratis, creando una sorta di librerie itineranti, fittando i libri a poco prezzo e dandoli in prestito ai ceti che non potevano permetterseli. Contestualmente c'è uno sviluppo della editoria. Si diffusero tutta una serie di generi letterari disparati, i quali per sfuggire alla censura raccontavano il pensiero illuminista sotto forma di metafora, sotto forma di viaggio immaginario in mondi lontani. Questo escamotage permetteva loro di sfuggire alla censura. L'Inghilterra fu il paese dell'emblema della libertà di stampa. La censura era già stata abolita a inizio secolo e fu per la prima volta stampato un quotidiano che si chiamava The Spectator, lo spettatore. Quali erano gli argomenti che trattava questo nuovo quotidiano per la prima volta della storia europea? Tutti, qualsiasi argomento, non c'era una settorialità. Ovviamente, visto che si parla di sapere scientifico, ci fu una diffusione su larga scala delle accademie scientifiche, accademie matematiche, accademie chimiche, accademie astronomiche. E per ultimo, come promotori della diffusione del pensiero illuminista,
c'erano anche le cosiddette società segrete. La più famosa, che conoscerete sicuramente, è quella dei liberi muratori, chiamata anche massoneria. Qu quali erano gli intenti, gli obiettivi, le finalità della massoneria? Vediamoli. Intanto nasce in Inghilterra per poi diffondersi e organizzarsi in tutta Europa in logge, le cosiddette logge massoniche, no? Quali erano nel suo programma, almeno originario, prima che poi prendesse una deriva negativa nel corso dei secoli? Era la lotta all'ignoranza, alla superstizione, ogni forma di avversione nei confronti di ogni fanatismo religioso e aspirava a una sorta di unità e fratellanza universale. Almeno inizialmente, gli intenti della massoneria quindi si sposavano, no? Perfettamente con quelle che erano le finalità dell'illuminismo. L'abbiamo detto a inizio lezione, qual era l'emblema? Qual è stato l'emblema dell'illuminismo? L'enciclopedia. Enciclopedia creata tra il 1751 e il 1772 in Francia. Come potete ben vedere, l'arco temporale durante il quale è stata redatta è decisamente lungo. Chi partecipò alla stesura dell'enciclopedia? Schiere di intellettuali, filosofi, tecnici, scienziati di ogni tipo. E qual era l'obiettivo? Mettere nero su bianco tutto lo scibile umano, pratico e teorico, fino ad allora conosciuto. Cioè pensate ragazzi, no? Quasi 300 anni fa. Cioè, si riuniscono tutta una serie di cervelli e dicono dobbiamo stampare, mettere nero su bianco, organizzare tutte le conoscenze scientifiche di tutte le materie. Pensate che lavoro gigantesco, monumentale. Ci hanno messo un po' di tempo. È affascinante. La prima enciclopedia della storia. Pensate che era composta inizialmente da 17 volumi teorici e 11 volumi dove c'erano delle tavole illustrate che illustravano appunto le tecniche di produzione artigianale, industriale. 17 volumi teorici e 11 volumi di tavole illustrate. Alla stesura partecipò Diderot, ma poi magari lo vediamo velocemente anche in filosofia, e il matematico D'Alembert. Quindi il carattere, la finalità dell'enciclopedia era divulgativa, no? Bisognava divulgare istruzione, cultura, come vi dicevo prima, affinché il cittadino prendesse le redini della società nelle proprie mani. Secondo voi, con l'Ancien Régime ci furono tentativi di censura nei confronti dell'enciclopedia? Ma ovviamente sì, no? Perché? Perché i ceti che avevano in mano la cultura si sentivano esautorati, no? Del loro ruolo. Quindi in qualche modo cercarono di censurarla, per fortuna, senza riuscirci. Vi leggo due parole del filosofo francese Dietrich, ovviamente illuminista, che diceva: se ogni uomo tende alla felicità, ogni società si propone lo stesso fine. Cioè, voi pensate, tutti gli uomini di tutte le società del mondo, di tutte le nazioni, se aspirassero alla felicità, all'uguaglianza, alla fratellanza, di conseguenza tutto il mondo andrebbe in quella direzione. I molti, se aspirassero alla felicità, anche l'uno aspirerebbe alla felicità, o sarebbe il contrario. Velocemente, siamo in chiusura. Tre grandi nomi che vedremo anche in filosofia, Diderot,
di tre grandi intellettuali illuministi: Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Montesquieu, nella sua opera Lo spirito delle leggi, guardava l'Europa, guardava le impostazioni assolutistiche, guardava la Francia del re assoluto e fece notare qualcosa di importante che ce lo siamo portati, per fortuna, nella nostra modernità. Il potere nelle mani di una persona, inteso come potere giudiziario, potere esecutivo e potere legislativo, crea dei forti squilibri. Quindi i tre poteri, legislativo, giudiziario ed esecutivo, devono essere separati e devono essere autonomi. E uno deve essere controllato dagli altri due, per evitare condizioni di iniquità, per evitare condizioni in cui si fa esclusivamente l'interesse personale. Quindi è stato colui che ha teorizzato, no, la divisione dei poteri di uno Stato. Altro nome assolutamente scintillante è quello di Voltaire. Voltaire fu il primo che nel Trattato sulla tolleranza auspicava una società all'interno della quale la tolleranza fosse un elemento imprescindibile. Tolleranza verso chi? Verso chi professava una religione diversa? Assolutamente sì. Tolleranza verso chi aveva convinzioni diverse? Assolutamente sì. E teorizzò una religione laica, il cosiddetto deismo. Una religione basata sulla ragione, quindi una religione non basata sulle rivelazioni divine, no? Come le religioni tradizionali, ma una religione basata esclusivamente sulla ragione. Paradossalmente, Voltaire però era a favore della monarchia assoluta. Ma come? Ma il monarca doveva essere per forza un illuminato, quindi doveva circondarsi di tutta una serie di schiere, una schiera di filosofi, intellettuali, tecnici, scienziati, illuministi. Chiudiamo con un'altra figura di spicco che è Jean-Jacques Rousseau. Certo, chiudiamo con l'ultima figura di spicco citata in questa lezione che è Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nel suo discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini, fa notare un passo importante nella storia dell'umanità. Dice, si fa una domanda: quando è che l'umanità ha iniziato a prendere una piega negativa, una deriva negativa? Quando è che è iniziato il momento in cui gli uomini non sono stati più uguali? Perché secondo lui c'era uno stato originario di umanità in cui gli uomini erano tutti uguali. Qual è il punto cruciale? L'invenzione della proprietà privata. Ha iniziato a creare delle differenze tra uomini, delle iniquità. Era ben consapevole, ragazzi e ragazzi, che non si poteva tornare indietro, no? Come fai a tornare indietro? Era impossibile. Ma nella sua opera famosissima, che sicuramente avrete sentito, risentito, contra il contratto sociale, cosa fa? Mette nero su bianco tutta una serie di diritti e di doveri che ogni cittadino appartenente a ogni Stato avrebbe dovuto, deve rispettare. E secondo Jean-Jacques Rousseau, la forma migliore di governo era la democrazia diretta, la volontà del popolo.